Panoramica Sushi Book, vengo a te per le cose, sono anche i ravioli, ho tagliato anche il mango, la mia salsina verde, tra l'altro ho pubblicato il tutorial su TikTok, mi auguro amore sei impaziente, guardate quanta roba, non vedi l'ora di mangiare, tartar, sushi, buon appetito, sì, ciao ragazze! Ciao ragazzi, ciao bimbi. Ragazzi, dovete sapere che è un po' tardi, quindi Dario sta praticamente con un piede nel letto, che mi decido a fare questo book come sempre tardi, lui dalle 9 va in off. Comunque, innanzitutto, prima di iniziare a mangiare, sì, vabbè, buonanotte, lasciate un like a questo video, d'amore, mettete like se volete altri video book, perché ogni volta lo devo pregare per 2 ore a fare questi video. Quindi se mettete like, tanti like, e scrivete anche nei commenti che vi piacciono, ne facciamo altri. Poi dovete seguirmi su Instagram, ovviamente, perché nei prossimi giorni ci saranno delle novità pazzesche che non vedo l'ora di dirvi. E poi su TikTok anche, dove ho caricato il tutorial della mia salsina verde mitica. Buona. Sono molto attiva anche su TikTok. Ma vi fate la riscaldata e cosa? Cominciamo, Daniel, Daniel, dopo ve lo faccio vedere. Le vostre domande su Instagram, nel frattempo Dario già scofanato, va bene. Comunque su Instagram ho visto che state mettendo tantissime domande, veramente alcune già mi hanno un po' sconvolto. Bicchiere d'acqua per iniziare a mangiare. Domanda. Vai. Mi raccomando amore, ogni tanto guarda là e sorridi perché le persone ti vogliono vedere ridere. Mi saluti, ti amo. Ciao Roberta! Ciao, anche io ti amo. Anche io vi amo tutti. Allora, questa è bella. Io leggo soltanto quelle un po' più scoppiettanti. Se volete lasciare anche nei commenti per il prossimo mukbang qualche bella domanda, me la segno. Allora, quando eravate piccoli, che lavoro volevate fare? Io sono proprio curiosa di sapere tu che lavoro volevi fare da grande. Questo qua. Cioè, mangiare sushi. Mangiare sushi. Guardate qua, i ravioli, cioè me lo devo mangiare, madonna, i ravioli. Lo scaldate un pochino. Poi nella salsa di soia io ci metto sempre un po' di zenzero, mi piace un sacco. Grazie, buonissimo. Allora che lavoro volevi fare, serio? Da piccoli one, che età? A me è piccolino, da grande sai, c'è chi vuole fare l'astronauta, c'è chi vuole fare il calciatore, il medico. Vabbè, io già stavo nell'azienda del mio padre, non è che tenevo... Grande aspirazione. No, l'azienda del mio padre era importante. Tuo padre non è importante, come? Ma mai quanto te? Ma è più importante. Bene. Poi, stupendi, mi seguo da tantissimo e Daniel è un bambino bravissimo e bellissimo. Grazie! Tante ci scrivono anche solo saluti, non solo domande, sei troppo carine. Mando un bacio a tutte le mie follower di Instagram, ciao. Mi amo! Perché su YouTube non riesco a fare tanti video, mentre su Instagram... C'è Daniel che esulta. Mentre su Instagram... Saluta ogni mamma, giorno, vuoi salutare? No. Ah, ok, perfetto. Allora, come state? Questa è bella, una bella domanda. Infatti poi mi mangio un po' di sushini. Come stai, amore? Bene, adesso bene. Dimmi, amore. C'è la telecamera? Dopo vuoi salutare? No, ma dopo devo salutare. Ma amore, sai che mi metto il cucchiaino per prendermi questa salsina? Comunque, ragazzi... Io amo la salsa piccante, che sarebbe questa qua. Ora, odorala solo, no? Vabbè. Comunque, io sto molto bene. Stella, lui ha la stella marina. Guardate quanto è buono sto bimbo. Qua abbiamo una meravigliosissima tartare. Meravigliosissima. Qua abbiamo una meravigliosissima. Voglio subito assaggiare un po' di sashimi nella salsa piccante. Madonna, l'uomo. Ma amore, ma lo stiamo registrando! C'è il pallino rosso? No. Giura? Certo che c'è. Vergognati. Raga, ma si avvicina San Valentino, ma ora faccio io a voi una domanda. Come trascorrerete San Valentino? Io mi sto aspettando la tua sorpresa per San Valentino. Come minimo voglio. Voglio. Pupazzi, rose rosse, Parigi. Lettere d'amore. Ma voglio non si chiede. Ah, bene. Quindi per te io non conto nulla. Infatti. Perfetto. Papà scherza, ma scherzare, un burlone. Cetriolini. Comunque. Ragazzi, faccio vedere il regalo che mi fa San Valentino. E poi. Allora, amore, tu lo devi fare tu a me, no, perché no. Io sono
La tua dea. E che c'entra? Non sono più la tua dea. Voglio saperlo, no. Per favore dimmelo. No. Non lo sono più. Ragazzi, siete tutti testimoni, non sono più la sua dea. Bene. Da oggi sono single, allora. Voglio un'altra dea. Allora trovo. Non esiste come me. Con tutto il bel rispetto alle mie follower, che sono tutte bellissime, eccetera, però, ragazzi. Allora aspetta. Puoi una mai dea. Trovare una come me? Comunque. Ragazzi, io sto molto io bene. Cuoricini. Quando la mia casa sarà finita sarò ancora meglio, vero amore? Saremo felicissimi. Però stiamo molto bene, ringraziamo Dio per tutto quello che abbiamo, ogni giorno ci svegliamo grati alla vita. Allora, questa ragazza, amore, vorrei che rispondessi tu. Single da 6 anni, ne ho 36, posso ancora sperare ancora? Posso e sei fortunata. Ancora? Volevo un figlio, no è bella questa qua, volevo un figlio ma ormai... Mai dire mai nella vita, ricordatelo. Mamma. Amore, io non la posso... L'attesa è lunga. Vita mia, dimmi. Io non posso mamma. Dirti a che età sono rimasta incinta, perché... Mamma. Sulla mia età... Mamma. C'è una prova. Mamma. Amore, a mamma, che poi dopo ci criticano che tu parli e rompi le scatole. Dai, fai il bravo. Che c'è, mamma? Vuoi fare anche tu il video? Vuoi partecipare? E metto il cavo. E come faccio, amore? Mettilo tu, mamma, non ci riesco. Comunque, raga, vi stavo dicendo, non posso dirvi io a che età sono uscita incinta, perché sulla mia età c'è una privacy, cioè è stato nascosto una busta, cioè c'era. Non si può dire. Quindi non ve lo posso dire, però c'è speranza, raga, c'è speranza di trovare la persona giusta. Se domani la potete incontrare. No, se mi seguite su Instagram ve la dico io l'età. Ma bello. Appena arriva a 100.000 follower di ah, l'età. Ah, sì, ti lascio. Sì, proviamo. E io ti denuncio. Allora. No, eccolo sta cadendo. Pitalo un attimo. Volete un secondo figlio? Questa è bellissima. Mamma. Allora, un secondo Daniel. Vieni qua. Raga, papà, mi io? Dove mi ho spostato? Il momento che ho cosa qua. Papi! Allora aspetta, andiamo un attimo. Ma no, buone. Sì, papi! So come è successo? Ci siamo trovati così. Aspetta. Aspetta. Vorresti avere un secondo figlio, ma direi anche no, perché ero ultimo. Secondo voi, a dove lo mettiamo? Quindi no. Giusto, amore? Per il momento no. E quando? Più tardi. Beh. Scusami. Aspetta. Bella. Aspetta. Rispondi seriamente a questa domanda. Per il momento no. E quando? Quando il signore vorrà. No. Ma se il signore va domani. No. Poi domani. No. Vabbè. Ma. Poi. Non c'è una data. Ti ricordi i nomi di alcuni di noi follower? Sì. Sì, Patrizia, Alessandra, Francesca. No, tante ragazze che mi seguono. Io mi ricordo i nomi sia su YouTube che su Instagram delle più affezionate, alcune sì. Tanti cuoricini? Mamma. Quando hai deciso di avere Dario come partner? Ah, quanto ha inciso avere Dario come partner sulla creatività del brand, creazione della tua skincare, eccetera? Beh, in effetti no, perché dal punto di vista del mio brand, quindi di Carlita Beauty, più nato dalla mia passione, quindi comunque Dario che mi segue a livello commerciale, però a livello di creatività, dal punto di vista della skin care, del mio beauty, no, giusto amore? Non è che... Però sempre mi ha dato un sacco di consigli, sì. Dario è quelle classiche persone che tu, se gli chiedi una cosa, un consiglio, lui subito ti dice, fa così, non così, cioè e ti dice la cosa giusta, non so come dirvi, però... È molto utile. Guarda amore, andi come me, sto piacendo. Allora, qual è la cosa che più vi infastidisce l'uno dell'altra? Questa è bella, amore. La devi dire. Salsina. Allora. Non è precisa?
Ma precisa, cioè per spiega, perché precisa che significa? Precisa l'orario, quando ah. dare l'orario non è precisa. Faccio ritardo. Sì. Sai come si dice, amore? Le cose belle hanno il passo lento, si fanno attendere. Mm. Ecco perché io faccio tardi. Lo zenzero. Non sei d'accordo? Mm. Mamma, ogni tanto guarda là. E l'insalata non la mangi. Ti devi vergognare. Mangio dopo, è vero ragazzi, mangiamo dopo l'insalata insieme. Ti chiedi mai cosa ho fatto per meritarmi Daniel? Guardo i miei figli e me lo chiedo tutti i giorni. Sì, è bellissimo. Anche perché, non so, però nella mia ottica di un figlio, non mi ha, cioè quando uno pensa, ad esempio, su TikTok, ad esempio ho caricato un TikTok dove io facevo la ricetta e c'era Dar, è diventato virale, ha avuto tipo un milione di views. Mi chiama in continuazione, io calmissima, tutti quanti, ah ma ecco perché, ironici, non voglio avere figli, ecco perché non voglio avere figli, come fai a sopportarlo? Ma io vi giuro che nella mia vita sono paziente, amore, non sono una persona paziente. Però voi figli, cioè, ti esce la pazienza. Ma per me Daniel, cioè, proprio come figlio, non mi sarei mai aspettata che fosse stato così, cioè, proprio... Perfetto comunque da ogni punto di vista, anche caratteriale, sì. Come bambino è bravo, non lo so, quindi sì, assolutamente sì. Allora, queste domande. Ah, se vi domani vi svegliaste nei panni dell'altro, che cosa fareste come prima cosa? Vi adoro, ti prego, questa è bellissima. Di svegliarmi presto la mattina ed essere più preciso. No, amore, non è così il senso della domanda. Scusa. Ah. Età. No. Ecco qua. Domani mattina. Ti sto dicendo. Ti svegli e sei me. Ok, allora sveglia alle 6:30. Ok. Ma non devo mai stare perché se sono io. È però con la mia testa. Vabbè. Il colpo è. Poi? Poi essere precisi agli appuntamenti. E poi vai fare tanto col colpo mio, non mi conviene. Mi fai molto sicura roba. No, allora io al posto tuo. No, allora no. Facciamo naso. Naso con mano. Mio. Io al posto tuo andrei dal chirurgo. Sì. E mi farei un addominoplastico. Oh, hai detto sulla cattiveria, ho detto pure io. No, scherzo. Baba. Io chiamerei alla, chiamerei alle tue ex. Amore, se fossi in te chiamerei alle tue ex e direi, prima della mia attuale compagna non ho mai avuto una donna. Siete zero. No, mi sono domani. Ma tanto scherzo. Poi non so che cacchio. Io se domani mi svegliassi il tuo corpo, penso che griderei e mi dispererei perché vorrei essere me, non vorrei essere te. Vabbè. Volevo solo dirvi che siete simpaticissima e portate una ventata di spensieratezza. Grazie, un bacio. Pensi che ci sia ancora spazio per emergere sui G? Amore, rispondi tu a questa domanda. Sui jeans? Dipende sui G. Che taglia porti. Raga, ma le posso dire una cosa? Ma chi ve lo fa fare? Cioè, io ormai sto a un punto che... Ma chi te lo fa fare? Ma è il mio lavoro, cioè la mia vita. Però ve lo posso dire, ma come ne frega? Cioè, ma... cioè, esporsi a molte cose negative ti cambia come persona, perché ti costruisci una corazza, devi subire, devi... quindi alla fine diventi, stai sempre sul chi va là, non so. Beh. Come dirvi. Non è... cioè, ma chi ve lo fa fare? Ma fate un bel... prima una bella laurea in medicina, oppure in lingue, grazie. E viaggiate, cioè, non so. Dici grazie? Ti piacciono, babbo, queste qua? No. No, allora non le questo voglio dire. Però, nessuna domanda, semplicemente vi adoro. Grazie. Ciao Vale, mi salutate, un bacione a Daniel, grazie. Daniel, un bacio. Ma sono naso con mamma? No, a mamma il bacio. Bacio a mamma, bacio a mamma. E bacio. A mamma lo dai il bacio. Ma ti metti di bene, babbo, se lo cadi, eh. Mettiti comunque, amo, a che età la prima volta, riferita anche a Dario? Salutami. Ciao Flavia. Tenevo 8 anni.
Ma che dice papà? Non mi credo. Ma la prima volta hai fatto, sei andato in bagno, che hai fatto? Ah, veramente? La prima volta con una donna avevi 8 anni tu? Una fidanzatina. In che senso? Come in che senso? Una fidanzatina. E che avete fatto? Tutto. Che dici? Scusa, la verità. A 8 anni, amore. Col pistolino. Un pistolino. Vediamo. A me piace girare i film porno. Ma... Perciò chi si vuole... Ma che pure, sono a tardi. Dovete pensare, Rocco Siffredi. Mi fa tempo di dare solo a lui. Bacio. No! Chi vuole venire nel mio casting? Anche un po' di mango. Mi pare naso. Amore, ah, ah. Cosa? Chi vuole venire nel mio casting? Devi vuole partecipare, mi manda un messaggio e ci incontriamo. Ma così, amore, ho cose fredde. Peggio. E chi ero così fredde, c'è non mio? Vabbè. Cosa ne pensate del matrimonio? Lo vedete come un traguardo o non è rilevante? Il matrimonio arriverà. Arriverà. In che senso? Hai detto come una cosa c'è? La morte arriverà, ti giuro. No, arriverà. Mi ha fatto una cosa di angoscia, non so spiegarti. Arriverà il matrimonio. Un altro raviolino. Arriverà nel senso che, guardi, ma l'abbiamo detto già nell'altro mukbang, no, sta cosa del matrimonio. Veramente, ma questa cosa del Covid che ci sta. A me mi è passato già, ne fa tutto coso, vi dico la verità, perché se uno deve fare un matrimonio, devi stare con l'ansia, il mascherino. Già un matrimonio che mascherino, cioè ma già per fotografie mi devo ricordare un domani che mascherino. Cioè, puoi invitare un tot di persone, poi green pass o non green pass, chi le può venire? Cioè, non lo so. Mi dispiace per tutte le persone che comunque stanno dietro i matrimoni, eccetera. Però io in questo momento non lo farei mai. Perché non è. Ma puoi mettere i soldi in da busta a questo momento, non è per niente. Ma perché questo? È che viene invitato di mamma mia, già stanno in lockdown. Ti mettono pure pochi soldi nella busta perché stanno in crisi. Perciò aspettiamo. E quindi stiamo dando un bruttissimo messaggio di non sposarsi. In questo momento non voi sposate, ragazzi. No. Matrimonio fa girare l'economia, quindi sposatevi. Però noi. Poi diciamo che io proprio in generale non è che credo tanto proprio nel matrimonio, vi dico la verità. Io non sono per le cose per sempre. Mi creano ansia le cose, mi sento, non so come spiegarvi. Invece io credo molto nel rispetto, nell'amore che c'è ogni giorno e nella serenità. Nel vivere sereni, nel vivere senza litigi, nel supportarsi, aiutarsi e rendersi la vita facile. Questa per me è la cosa importante. Perché poi che tu ti sposi, però hai di là una persona che non ti supporta, non ti fa stare bene, ti crea ostacoli, è un problema. Invece noi diciamo siamo sereni, quella è la cosa più importante. Cioè io... Ancora, babbo? Sì, dici credo, sì. Poi ditemi anche voi. E saluta là dentro, saluta papà. Ciao. Fai il leone. E manda un bacio. E come fai il leone, papà? Leone poi fa? Non te lo do questo. Come fai il leone? Ah, no. Spoiler sulle novità. Non vi posso dare spoiler, ma tra pochissimi giorni. Voi seguitemi su Instagram e scoprirete tutto. Sei incinta? Sì, è incarnata, amore. Non lo so, ma ora troppo ma che fanno test, vi faccio sapere. Ma non deve dire mai COVID, la vita. Per il COVID oppure. No, ci sono alcune persone che hanno detto, letto in giro, meglio essere. Cioè, io leggo certe freddure, no? No, io non sono la mamma pancina, non voglio essere moralista, però certe freddure sulla gravidanza, sui bambini. Meglio essere positiva al COVID che al test di gravidanza. Non so perché la pensate così, ma è bello avere i bambini. Ragazzi, la verità è incinta, ve lo dico io. Anzi, seguitemi su Instagram, quindi è importante. Se sono gemelli o no. Mamma, ma anche cano i gemelli. Ragazzi, io la so io la verità. Ragazzi, seguitemi su Instagram. Vi dico subito la verità in privato.
Contattatemi in privato e vi dirò tutto. Raghi. Raghi. I gemelli sono bellissimi, però non so se cioè, non so se ci riuscirei. Ovviamente ci dovrei riuscire, però sarebbe molto stressante. E quindi no. Come prima gravidanza i gemelli sono belli, seconda no. Oh no, amore. Mica decidiamo noi. Allora, dovreste avere un altro figlio? Raga, ma cioè, questa domanda me la fate sempre, ma io vorrei avere altri 3, 4 figli, 5, 6. Tu no, amore. Cioè, sono bellissimi 11, 12, figli. 13, 14. Il problema... Dani, vuoi un fratellino? Il problema non è, non è quello che uno papà. Vuole. Ok, lo vuole. Bisogna anche scegliere... E mettila a cantare. Bisogna far quadrare tutto. Comunque, soprattutto in questo periodo storico, io una gravidanza, non lo so, però sarebbe tosta. Oh no, amore. Con il Covid. Con il Covid, cioè... E ci sono tante donne che hanno fatto anche più di una gravidanza con durante COVID, sì, eh. Ognuno e hanno tutta la mia stima, però veramente ognuno fa quel che vuole, no, però veramente un periodo tosto per gravidanze e matrimoni, però non è che la vita si deve fermare, perché se una cosa uno la vuole fare non si deve proprio fregare. Poco mai detto Dario, siamo sotto al cielo, quindi potrei anche a questo momento essere incinta, è vero, lo sapete, seguitemi su Instagram, lo dirò in privato. Dai dai, tutti su Instagram, dai, voglio dire. Adesso deve arrivare almeno 20.000 follower. Ma se vi dirò... like al video, lasciate tanti commenti. Vi aspettiamo su Instagram, su TikTok. Tra qualche giorno novità in arrivo, quindi seguitemi su Ragazzi, Instagram. Seguitemi lo svelerò. Vi dirò tutta la verità. No, seguitemi a me perché io vi dirò no, la vera verità. Non è vero. Lui vi dirà la bugia, io vi dirò la verità. Ecco, dottore, voi vi dirò. Comunque, vi dirò la verità. Ma la verità, di la verità, la verità, tutti la verità. Dobbiamo chiudere perché ci sono pochi minuti, ma comunque se state col pensiero io mi mangio tutto. E se sono ingrassata? Perciò se... Sì, sono ingrassata. Faccio il video e io vi dico la verità se si è mangiato tutto, dai. Ma secondo te ho mangiato tutta sta roba cruda per essere incinta? Bacchi, poi ci sono anche le donne incinte che lo mandano. Comunque vi mandiamo un bacio, amore. Manda un bacio agli amici. Sì, ciao! Manda un bacio. Bacio forte, forte. Al prossimo video! Okay. Bacio mamma! Bacio a papà! Ciao! Bacio a papà. Ciao! Naso, 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 naso! Naso, naso qua! Ciao, 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 tigre. E l'elicottero dove sta? Cottero? For the Bowery, I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough.